Una persona che ha dimenticato che il suo ruolo è quello di rispettare e far rispettare la Costituzione. Una persona che, unica nella storia dei nostri Presidenti della Repubblica, si è presentato a votare al referendum alle 20:30 per dire a tutti gli italiani: guardate che non è poi caso niente di importante. Gli altri presidenti, Pertini andava alle 7:30 del mattino all'apertura del seggio per dare un segnale chiaro: signori, la Costituzione dice che voi avete il diritto di votare, ma quel diritto vi dà anche un dovere. Vi dà un dovere, perché tra noi c'è gente che ha fatto la guerra per avere i diritti, e se le donne hanno i diritti, il diritto al voto da 50 anni praticamente, è perché hanno lottato per averlo, e voi avete lottato per oggi volontariamente rifiutare un vostro diritto. Ma chi deve dirvela questa cosa? Io, o ve la deve dire la TV di Stato, il Presidente della Repubblica e gli organi che devono far rispettare la Costituzione? Invece no, questa gentaglia vi dice: sì, vabbè, ma anche se andate a votare poi non è che cambia tanto. Allora, noi abbiamo una sola arma, che è un'arma, una bomba nucleare, che è la matita quando andate a votare. Ve lo dico oggi che a Genova non si vota, perché voglio darvi un segnale di senso civico. Tra l'altro, l'educazione civica cancellata dalle nostre scuole, perché? Perché un cittadino informato, un cittadino che capisce i suoi diritti e i suoi doveri, è un cittadino che distrugge la casta politica. E allora il loro obiettivo è, con la televisione, rincoglionirci dalla mattina alla sera. Io durante la giornata del referendum sulle trivelle ho visto le code di 3 chilometri per andare al centro commerciale nuovo di Arese, il più grande d'Europa. Avevo vergogna di essere italiano in quel momento. E allora ci rincoglioniscono con la televisione, ci umiliano dicendo che il nostro voto non vale nulla, e in fondo hanno ragione, perché sono loro che non lo fanno valer nulla, perché noi abbiamo raccolto le firme e poi abbiamo vinto il referendum sull'acqua pubblica, e proprio settimana scorsa l'hanno di nuovo privatizzata dopo una battaglia nostra fatta in commissione e in aula. Abbiamo votato per abolire il rimborso elettorale, l'hanno chiamato, cioè i finanziamenti pubblici hanno chiamato rimborso elettorale, quando il rimborso che prendono è quasi 4 volte quello che spendono in campagna elettorale. E allora chiedetevi perché Renzi e tutto l'apparato politico hanno la forza e il potere di fare una campagna enorme. A me a volte mi dicono: siete poco presenti. Siamo poco presenti. Noi abbiamo in tasca e nei nostri meetup, nelle nostre organizzazioni sul territorio, quello che noi stessi mettiamo, noi tutti attivisti, con delle micro donazioni. Obama, per il referendum di ottobre sulle riforme costituzionali, Renzi ha preso il presidente, diciamo, Jim Messina, che è colui che ha fatto la campagna elettorale per Obama. Ma come lo paga Renzi questo Jim Messina? Coi soldi nostri. E allora ne paghiamo uno, Renzi, per pagare un altro, Jim Messina, per farci mentire sul referendum dove ci sono i nostri diritti in gioco. Questo è quello che è oggi il nostro paese. E il presidente Mattarella sta schiacciando un pisolino in questo momento. Allora, io vi parlavo di visione politica, perché noi non possiamo semplicemente accettare che la situazione sia questa. Non possiamo farlo. Noi siamo nati dal 2005 col blog di Beppe Grillo, siamo andati avanti, siamo cresciuti, e ora siamo in Parlamento con una folta e forte rappresentanza al Parlamento europeo e nelle regioni. Siamo nati dalla rabbia dei cittadini, che sono veramente stancati di essere umiliati. E oggi, quando sento ancora dire qualcuno: ma che cosa avete fatto fino ad oggi? Noi abbiamo fatto, e ve lo dico veramente, ve lo dico sulla mia stessa, sulla fede che ho in me stesso, nel quello che ho fatto, abbiamo fatto tutto quello e anche di più che si poteva fare da opposizione. E se oggi, già dal primo anno che eravamo in Parlamento, non è stata cambiata la Costituzione in modo ancora più profondo, se oggi alcune cose sono state interrotte, se oggi non si sono aumentati paradossalmente i loro privilegi, perché c'è per la prima volta un'opposizione parlamentare nelle regioni al Parlamento europeo che ogni porcata che fanno gliela sbatte in faccia e gli dice: voi da qua dentro con questa legge non uscite. E allora noi abbiamo un percorso da fare insieme, che è fatto da visione politica, con quello che sono le nostre strategie politiche in termini di atti legislativi presentati, che risolvono tutto. Perché quando sento parlare di problemi settoriali, è tutto parte della stessa cosa: la sicurezza nelle nostre città passa dal recupero delle periferie, come anche del centro storico, ma passa da una cosa, la legalità. Ma come possiamo avere delle città dove vige la legalità se in Parlamento abbiamo 70 indagati? Come possiamo avere delle città sicure se soltanto il Partito Democratico, che è la maggioranza del Parlamento, ha 124 indagati soltanto quest'anno? Ma come fa un delinquente a legiferare per la legalità? E allora, questa gente...
va semplicemente mandata a casa. Dopo che la mandi a casa si fa subito un piano per creare delle città policentriche, ovvero dove il centro storico è rivalutato come anche le periferie. Per farlo serve soltanto una cosa: permettere ai cittadini A, di avere 4 soldi in tasca da poter spendere, quindi reddito di cittadinanza; B, agli imprenditori della piccola e media impresa di poter investire in piccoli centri, artigianato, bar, locali, musei e tutto quello che riguarda la vera economia italiana, che è la nostra intelligenza, anche nelle periferie. Se noi diamo questa possibilità, e lo facciamo eliminando l'IRAP, lo facciamo riducendo le tasse sull'imprenditoria che oggi sono al 70%, se lo facciamo in questa maniera le nostre città ripartono automaticamente. Non serve lo scienziato, serve, come dicevamo nella nostra campagna elettorale del 2013, la politica del buon padre di famiglia, che quando apre il frigo non dice compro il caviale, dice se non c'ho niente prima penso a quello che serve per la mia famiglia. Allora il politico deve pensare a quello che serve ai cittadini. Poi, se dovesse rimanere qualcosa, si pensa a chi non ha bisogno di nulla, ovvero alle multinazionali, a tutti quelli che già da decenni lucrano sulle nostre spalle. Allora, il mio messaggio è: fate parte di questo cambiamento. Per farlo significa non vederci oggi e poi vederci alle elezioni, significa vederci oggi e iniziare a lavorare con i gruppi locali che combattono ogni giorno nell'ombra contro questi delinquenti che avete al governo anche voi qui regionale. Tra l'altro avete un personaggio che è nato dal nulla, è nato fuori da un cilindro, l'hanno messo lì e poi tornerà di nuovo nell'ombra o nel celofan, perché questi qua li scongelano ogni tanto. Attenzione a non farvi ingannare, il Movimento 5 Stelle è qui non per la campagna elettorale, perché non è andata al voto, ma per darvi quel palloncino di cui vi parlavo, che è la nostra speranza, la speranza in un paese migliore, ma passa da voi e dalla vostra matita. Grazie. Passo la parola al nostro portavoce al Senato, Nicola Morra. Allora scusatemi, io sarò ben più breve di chi mi ha preceduto, perché penso che sia anche giusto ed importante concedere a tutti quanti la possibilità di interagire facendo domande. Noi siamo qua come cittadini che hanno affrontato un'esperienza grazie all'intuizione che hanno avuto due uomini, Beppe Grillo e Gianroberto Casaleggio, che hanno deciso di smentire quella formidabile provocazione che a suo tempo Giuliano Ferrara, e chi non se lo ricorda, disse, perché Giuliano Ferrara ebbe l'ardire di sostenere che in Italia in politica potevano entrare soltanto coloro che potevano essere ricattati, perché il metodo di selezione della partitocrazia era la cooptazione. Allora un potere marcio fa entrare nelle istituzioni solo e soltanto persone che possono essere minacciate, ricattate. Allora la cosa che è stata rivoluzionaria e che hanno realizzato insieme Beppe e Gianroberto, e io penso che da parte di tutti, anche se non si dovesse votare Movimento 5 Stelle, si dovrebbe essere grati a questa intuizione. La cosa che è stata realizzata ha una portata rivoluzionaria enorme. Le istituzioni sono dei cittadini e non sono soltanto della criminalità organizzata che si chiama partitocrazia. Pertanto adesso è in atto una guerra di liberazione. Il 25 aprile è alle porte, una guerra di liberazione con cui i cittadini si stanno riappropriando delle istituzioni. Io, Manlio, Alice e Marco siamo persone normalissime. Come ha ribadito Manlio, non siamo qua per campagna elettorale, ma siamo qua per dar fiducia, perché vedete, qua devo anche integrare quello che ha detto Manlio. Noi non soltanto abbiamo restituito 42 milioni, o meglio, non soltanto non abbiamo preso 42 milioni di euro, non soltanto
abbiamo restituito oltre 15 milioni di euro e a breve ne restituiremo credo un altro milione e mezzo, altri 2 milioni, e se poi consideriamo anche i regionali probabilmente avremo anche restituito qualcosa in più, ma soprattutto stiamo